Ed eccoci nuovamente in diretta 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma. Continuiamo a ricordare l'appuntamento per tutti i nostri radioascoltatori e per tutti coloro che vogliano aderire a questa iniziativa. Domani mattina alle ore 8 a Roma, presso Viale Tor di Quinto 111, il primo dei nostri appuntamenti per donare il sangue a partire dalle ore 8, mi raccomando, digiuni. Intanto noi diamo il buongiorno, il benvenuto, il buonasera al prossimo dei nostri ospiti. Si tratta di una persona molto vicina, molto sensibile anche a queste tematiche. Parliamo dell'onorevole Fiorenza Bassoli. Buonasera e Buonasera, buonasera. grazie di aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. Dicevo che spero che non passino troppi aerei perché sono appena arrivata lì in Ah, ecco, no, vabbè, ce lo auguriamo anche noi, altrimenti capiremo benissimo la situazione. Dicevo, lei ha condotto delle grosse battaglie in merito all'eguaglianza. Tematiche che poi hanno toccato anche, diciamo, l'emergenza sangue. Perché? Perché sappiamo che quello che è successo a Milano poco tempo fa, ecco, abbastanza di recente, non più di un mese fa, e sappiamo anche di una battaglia, che ha portato avanti e che ha anche vinto alla fine, perché è stata riconosciuta questa eguaglianza. Vogliamo ricordare? Sì, ho saputo anche attraverso l'iniziativa di NPS che c'era stata una situazione, diciamo così, molto pesante al Policlinico, di Milano e dove praticamente non era stata accettata la donazione di persone che si erano dichiarate omosessuali e che quindi erano state scartate perché il Policlinico di Milano riteneva di non doversi avvalere di queste persone per le donazioni e aveva fatto addirittura una forma, diciamo, di regolamentazione della propria attività di recupero sangue. Quindi sono intervenuta immediatamente perché ritengo che sia un grosso errore e una grande discriminazione, perché come ben sappiamo il problema non è tanto delle tendenze sessuali che ognuno di noi può avere, ma quanto dei comportamenti. Ci possono essere dei comportamenti a rischio e sono quelli che Certo. vanno combattuti. Assolutamente, assolutamente. Noi non facciamo questo genere di distinzioni, quindi ricordiamo subito ai nostri radioascoltatori che tutti possono andare a donare il sangue, poi ovviamente nei limiti consentiti, quindi dalle varie patologie, anche fisicamente, ecco, dall'età, quindi queste sono motivazioni personali. Comunque noi ricordiamo che lei è stata anche membro della 12ª Commissione Permanente Igiene e Sanità, quindi chi più di lei può aiutarci a sensibilizzare i nostri radioascoltatori sull'importanza di questo gesto, che ricordiamo possono fare tutti, senza distinzioni del genere di quelle che erano state fatte a Milano. Io credo che questo gesto sia un atto di grande generosità. Io vivo e ho fatto il sindaco per 9 anni di una città, Sesto San Giovanni, che è stata una città operaia, che è sempre stata campione per quello che riguarda le donazioni di sangue. Noi avevamo oltre 3.000 donatori solo alla Falck, che era una fabbrica siderurgica della nostra città. E questo è stato sempre un elemento distintivo, forse anche per A questo che mezzanotte, il sabato, sento su Radio molto, Yes. diciamo, la vicinanza a questo argomento e per questo che ho anche richiesto che il Ministro della Salute desse una risposta precisa su questa questione, come poi di fatto l'ha data. Quindi penso che la vostra iniziativa sia di grande valore e chi fa questo atto assume veramente un grande valore. Noi la ringraziamo molto per queste parole che vanno a supporto di questa nostra iniziativa, ma io ne approfitto anche per farle una domanda sull'attuale situazione della sanità. Sappiamo tutti dei tagli che ci sono stati, di tutto ciò che sta accadendo non soltanto nel Lazio, ma un po' a livello nazionale. Lei che cosa ne pensa di questa conduzione, da parte ovviamente del Popolo della Libertà in merito al tema della sanità? Ma proprio questa mattina sono intervenuta in aula sulla questione che riguarda il documento che è stato presentato di finanza pubblica, dove ci sono solo 2 righe sul sistema salute nel nostro paese, giusto per dire che si continuerà a fare dei tagli, per cui dal 7,4% del PIL
quello, quanto incide la spesa sanitaria nel 2010, si dovrà passare a 7,2, tagliando quindi 0,2 punti per il 2011, 2012 e 2013, che sono circa 3-4 miliardi di euro all'anno. Allora, questi tagli lineari, senza che ci sia una programmazione, senza che ci sia un progetto, noi non sappiamo dove vuole andare il governo di Berlusconi, il governo di centrodestra, riguardo la salute nel nostro paese. Abbiamo, le cose che abbiamo sentito sono preoccupanti e pensiamo che si tratti di richiedere, come io ho richiesto questa mattina, che ci sia un progetto politico su cui misurarsi, anche perché l'eventuale applicazione dei costi standard, il federalismo fiscale potrebbero introdurre degli elementi di aggravamento di questa situazione. Ecco, quindi secondo lei il federalismo potrebbe peggiorare la situazione? Ma se i costi standard vengono valutati unicamente sulla prestazione che costa meno, mm-hmm, e se non c'è una definizione dei livelli essenziali di assistenza, per cui quanto è importante quel tipo di prestazione negli obiettivi salute di questo paese, e allora è chiaro che conta solo l'aspetto economico. Bene, e questa è la preoccupazione che noi abbiamo espresso e che io continuo a esprimere e continuerò nella mia commissione, ma anche in tutte le occasioni che mi saranno date, a ripetere che ci occorre questa attenzione e attenzione anche a questa forte iniziativa, perché non avvenga che i costi standard sia unicamente un altro elemento. Come dice il ministro Sacconi, il federalismo è saper far di conto, e questa frase preoccupa molto. Noi la ringraziamo molto, onorevole, di questo intervento, è stata molto chiara, grazie. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie, grazie. E allora, ringraziando e salutando l'onorevole Fiorenza Bassoli, ovviamente del Partito Democratico, che abbiamo ascoltato e di cui abbiamo ricordato anche il ruolo nella precedente legislatura, noi ne approfittiamo per ricordare per l'ultima volta, almeno per questa sera, visto che sta per concludersi l'appuntamento con Roma Anch'io per questo giovedì 14 di ottobre, ricordiamo il patto di sangue, l'iniziativa di Radio Yes e Yes TV, quindi del gruppo Garofalo, un'iniziativa che coinvolge il sindaco di Roma Gianni Alemanno, quindi il comune, la provincia, la regione e la Croce Rossa Italiana. A partire da domani, primo appuntamento ogni settimana fino alla prossima primavera, Radio Yes inviteremo i cittadini a donare il sangue e specificheremo ovviamente